Ragazzi, buonasera, ben ritrovati, ovviamente guardate che bel cumulo di vestiti c'è sul mio letto, ma va bene così. Allora, buonasera, fa piacere rivedervi in realtà non vi vedo, voi vedete me, però visto che lo fate per scelta, penso che vi vada bene. Mi sentite piano? Vabbè, alzo un po', non c'è problema. Allora, se non mi sentite piano ancora, c'avete le casse, alzate il volumino. Allora, buonasera a tutti, chat. Buonasera, spero tutto bene in questo periodo. Stasera si fa, come annunciato, l'unboxing di Oibò. Nuovo modellino, che io ce l'ho tipo da venerdì scorso, quindi è da venerdì che c'ho una voglia e muoio di aprirlo e ho aspettato solo per fare l'unboxing. Stasera, quindi, diciamo, no, no, ma Valek, non lo scuoto, ma tanto è tutto imballato per bene, ragazzi. E sì, comunque sì, sono un sacco ansioso in senso buono di aprire sto modellino, perché era un botto che lo volevo aprire, come vi dicevo, da comunque venerdì. E insomma, ovviamente ci avevamo lavorato anche prima. Ovviamente l'ebook op mi manda tutti i making of insomma, delle prove di stampa. Quindi è un po' che l'ho visto. Quindi, che bellezza! Sì, Consalus, è vero, Lore, lo faccio per voi perché sì, perché se lo facessi per me lo avrei aperto subito. In realtà, insomma, allora. Allora, fare cosa? Che cosa faccio stasera? Per chi non lo sa, io sto lavorando con ebook op ad una serie di animali. Ah, Bando Pando, arrivato. Attenzione, si è riabbonato su Prime per 9 mesi. Grazie, Marco. Marco, hai in procinto di fare una burla stasera, ve lo dico subito, poi si vedrà. E comunque, dicevamo, allora io sto facendo da consulente per ebook op, questa azienda appunto che si occupa di un sacco di robe interessanti legate al mondo della stampa, del 3D, inteso appunto nell'ambito culturale, ma non solo. E sto lavorando come consulente per... Che è sto filo? Scus, ma c'era sto filo in mezzo. Era il caricabatterie. Allora... dicevamo, quindi sto facendo come consulente per le ricostruzioni, perché è una serie di ricostruzioni di animali preistorici scientificamente accurati. Quindi io ovviamente sto seguendo Nicolò Tinarelli, che è lo scultore 3D dell'azienda, appunto ci sto lavorando per fare un po' di revisione alle bozze, diciamo, delle sculture, eccetera, fino ad arrivare poi al modello della cosa finita. Ho messo tra l'altro vedete, la cosa della webcam a schermo intero, perché tanto poi lo abbasso e lo metto, insomma, così. Io metterei, tra l'altro, se possibile, un pochino di musica chill. Allora, Maestro Pollo ha donato 3 euro. Bel nome, presumo sia una reference a Kung Fu Panda. E grazie mille Maestro Pollo. Graditissimi, grazie. Tanto metto un... Aspetta un attimo. Chill hop mix no copyright. Veramente sono... No. Allora, eccolo là. Vai. Allora, dovreste sentirle un pochino già. Allora. Comunque. Stasera si sbustano i pacchetti di chiodi nuovi, eh? Boh, è davvero. Davvero. I chiodi però intesi come giubbotti di pelle, ovviamente. Dunque, oggi stavo guardando Attack on Titan, somigli molto a Connie. Non me l'aveva mai detto nessuno, sta Geoxys. Però Connie non c'ha gli occhiali, però. Io userei Pretzel per sicurezza. No, ma non sono no copyright sounds, tanto Luca, eh. Cioè, quindi vai tranquillo. Scelgo apposta i mix in quel modo. Allora, che dite? Andiamo a unboxare subito? Andiamo a unboxare subito? Andiamo a unboxare subito. Allora, ovviamente ho il nostro fido Trincetto, che in realtà Trincetto è in Toscana. Ma sì, Luca, per forza. Trincetto è in Toscana. Fuori è taglierino.
il nostro unboxings. Un po' di voi l'hanno già indovinato, specie se avete visto la preview. Allora, abbassiamoci un pochino. Ecco qua. Ma hai detto trincetto in vita mia? Questa cosa che hai appena detto è falsa. No, Marco, non di cazzare. Il trincetto è proprio uno dei capisaldi proprio della... Via. Da tutto a te posso accettare tranne le menzogne. Allora, come vedete c'è un bel imballaggio. Nel tempo è molto molto migliorata, anche grazie ai vostri feedback. Dopo il trincetto solo l'apis è Toscano Doc, esatto. Anche grazie ai vostri feedback è migliorato un sacco il packaging e tutto. Questa è ovviamente la cartina che... con tutto quanto le informazioni che allora nei prossimi ci sarà anche una card fatta apposta, bellina, molto grande, cioè nei prossimi, diciamo, in quelli che comprano le persone ci sarà anche la card. Qui non c'è perché ancora, siccome io l'ho avuto prima della commercializzazione del Mammut, che è stasera, e chiaramente insomma non era stata ancora stampata, però c'è. Allora vediamo carte, via anche queste. Via, anche questo, come vedete, è imballato mega bene. Allora, oibò, ci sono dei pezzi. È in più pezzi. Cosa mai vorrà dire? Sì, l'imballaggio effettivamente migliora comunque. Allora, facciamo questo, vai. O che sarà mai? Niente, non so proprio cosa possa essere. Pronti? Olè! E signori? Chi è? Mammut lanoso. Mammut lanoso. Le zanne estraibili. Eccolo qua. Ma com'è fiero, guarda là. Fiero proprio. Probabilmente le racconto, ora ve lo faccio un po' ammirare. Allora, è enorme, aspetta. Se metti le zanne davanti... Allora, aspetta. È un po' troppo grossa, ci vorrebbe una più piccolina. Aspetta un po', eh. Poi lo misuriamo, ve lo racconto per bene, però insomma, aspetta. A sto punto... No, questo è un po' troppo grande. Eccolo, grosso. Un po' troppo grande questo. Ecco, vabbè. Abbiamo fatto sta cosa. Esatto, in realtà questo è per prendere spazio. Cioè il modellino è il Cube Mammut. Cioè voi ordinate la scatola, vi arrivano queste e poi le infilate praticamente. Questo qui serve praticamente per non far sballottare le zanne durante il trasporto, se ve lo posso dire tranquillamente, insomma, adesso. Allora, dicevamo, misuriamo il nostro mammuttones. Vediamo se c'ho il simpatico righello. Eccolo qua. Righello dal Games Workshop, tra l'altro. Allora, l'altezza dovrebbe essere 12,5, se ricordo male. Poi vi racconto un po' tutto, ve lo faccio vedere, si fa un'analisi un po' più approfondita. Benino, benino. Allora, sì, all'incirca 12,5. Circa. Come lunghezza, invece...
po' meno di 17 centimetri. E come larghezza circa 8-9 centimetri, diciamo, queste sono le misure. Le zanne misurano circa 8 centimetri, senza considerare il fatto che sono curve. Sulla curva è ovviamente di più. Ora vi racconto un po' del lavoro che abbiamo fatto. Perché chiaramente... Ah no, ok. Montare all'incontro la zana, sembra un po' strana. Allora, come vedete, la qualità di stampa è molto buona. Nel senso, per la tecnologia a filo, questa è un'ottima, ottima resa. Come vedete, non ci sono grossi problemi a livello di geometria, eccetera. E questo anche perché anche le zanne sono molto, molto lisce. Questo anche perché sono stampate sono stampate a parte, chiaro. Perché chiaramente, insomma, a fare più pezzi, questo l'abbiamo visto col tempo, si migliora parecchio la resa a livello grafico, comunque a livello di stampa. Va buono? Ora, un po' di cose che vi posso raccontare su questo mammut. Se una cosa che ho voluto proporre è questa. Cioè, le zanne, se voi le vedete davanti, sono asimmetriche. No? Non combaciano perfettamente, ma non è solo un discorso del fatto che la testa è un po' piegata. È proprio un discorso che sono asimmetriche, cioè sono storte. E questa è una cosa, secondo me, molto carina in un modellino, perché si sa per certo che comunque le zanne dei mammut erano storte. Cioè, basta vedere anche banalmente le zanne degli elefanti odierni. Non è che gli animali sono sempre perfettamente simmetrici. Anzi, quindi fondamentalmente la zanna storta è una caratteristica anche dei mammut. Questo lo sappiamo perché abbiamo un sacco di crani, un sacco di zanne. E quindi si vede come cosa. Le unghie ne ho fatte fare 5 davanti e 4 dietro. Che è appunto la condizione che ritroviamo anche negli elefanti asiatici. Ma vedete, le proporzioni del mammut sono che c'è le orecchie piccole, eccetera. Questo è il discorso un po' legato diciamo, diminuire la superficie per appunto limitare la dispersione di calore in climi molto freddi. E poi c'è anche la coda, anche quella è corta per lo stesso motivo. E poi c'è il pelone. Leola e Usu, zanne personalizzate per ogni modellino is possible, certo, naturalmente, anzi, ve le fanno anche su richiesta, come volete voi. C'ha le unghie, è già migliore di un Garpez, sì, esatto, c'ha le unghie, esatto. Grazie mille Sibilla, fa piacere, ti piace. Bokillaz, che materiale è? Epla. So che Aibu stanno facendo anche delle ricerche di mercato per quanto riguarda nuovi materiali, nuovi modi di stampa, eccetera. E si vedrà in futuro che sorte fuori. Questo è PLA, però, che è un materiale tra l'altro atossico e anche biodegradabile se smaltito correttamente. Quindi, ora no, cosa che non dovrebbe preoccuparvi, perché se lo comprate non penso che ve lo buttate, insomma, via. Però, insomma, bene così. E era giusto anche questo. Allora, il pelone chiaramente è stato fatto con questa resa qua, che è la resa che è migliore per questo tipo di stampa. Nel senso che stampare praticamente i peli con troppo dettaglio per questo meccanismo di stampa, è appunto la stampante a filo che stampa PLA, non è compatibile con una buona resa in stampa. Per cui dal Megalocero in poi, che è appunto stato il secondo modellino della serie, abbiamo avuto questo approccio. Cioè Nico si è messo un po' a studiare quale fosse il miglior compromesso tra la resa estetica della stampa e la resa appunto del modello, anche pensando ovviamente all'accuratezza scientifica. Quindi questo è. Nuke Koba Roby Grosso, ah, benvenuto Roberto, ritornato nell'abbonamento per 3 mesi. È bello il mammut albino, questo era raro. Ecco, mi fai venire in mente. Mi fai venire in mente un'altra cosa. Ora che me lo fai. Che mi dici del modellino. La proboscide fa un po' strano. Allora, ti faccio vedere la reference che ho usato, se vuoi. Non ho problemi. Aspetta, Per la posa abbiamo usato questa reference qui.
Un attimo che carico la foto. Dove l'ho messa? O dov'è? L'avevo lasciata sul desktop apposta, ma non è ma diavola. Allora aspetta, si fa un'altra cosa. La cerco un attimino su Googles. Allora. Mi piaceva questa di posa. Eccola qua. Ve la faccio vedere. Olà. Eccola. Un attimo, arriva, ragazzi. Eccolo qui. Mi piaceva questa di reference per la posa, che è il modello che hanno fatto i ragazzi di Blue Rhino Studios, che fanno dei modelli, poi artistici a grandezza naturale, mostruosamente belli. E a me come posa piaceva questa, infatti se vedete, comunque, so come, ecco sì, è specchiato, quindi è quella, che proprio mi piaceva a me, l'ho scelto io. Abbassa era meglio il mammuttino. Hai ragione, Roberto. Torniamo subito sul mammut. Tipo quello di su, esatto. Eddie Skyrim. Sono quelli di su, tra l'altro. Mi chiede Tuner 96. No, dov'è? No, Danimon 1498. Ciao, Willy. Il modellino verrà colorato? Sì, c'è anche la versione colorata. Un attimo. Che modellino viene venduto sia colorato sia stampato e via. I colori, tra l'altro, li fa una pittrice ceramista. Allora, dipinto come viene? Vi sto subito cercando la foto, un attimino. Ah, certo che lo potete comprare anche voi, i mammut. Al link che potete che trovate qua sopra. Ci sono anche gli altri modellini della serie, che sono Spinosaurus, Megalosceros e Tetisaurus. Per ora. Allora, vi trovo un attimino la foto del mammut colorato, eh? Allora, un attimo. Allora, perché qui non ce l'ho? Bisogna che ritrovi la conversazione con la pittrice che gli ho mandato le reference. Che poi vi spiego anche le scelte che ho fatto. Aspetta, eh. Eccola. Ok, l'ho richiesta e arriva la foto del mammut colorato. Perfetto. Nel mentre, allora, Rising Magpie, Willy, fai un veloce test per vedere se quel mammut viene da Skyrim. Lo lanci in aria fortissimo e se resta bloccato in aria, no, in volo, allora è un mammut di Skyrim. Se no, mi dispiace, però era importante per la scienza. Hai ragione, guarda, quasi quasi. Allora. Ci saranno soltanto dinosauri non aviani e megafauna pleistocenica in questa serie. No, Kalos. Qualche spoiler ve lo do a fine live. Ma un modellino di Willy che combatte il mammut? Beh, chi lo sa, Tuner, chi lo sa. Ah, direi in mente che mi arriva la foto del mammut, di ritornare un attimo sulle cose che vi volevo far vedere del modellino. Prima avevate citato la proboscide. Allora, la proboscide, non so se si vede bene da qui, però la forma della proboscide è presa direttamente da
dalla forma vera effettiva della proboscide dei mammut. Perché noi abbiamo la fortuna che come mammut abbiamo un sacco di esemplari che sono ovviamente stati ritrovati congelati nel permafrost. Ovviamente, per qualsiasi cosa, trovate appunto la monografia dedicata al mammut lanoso sul mio canale. È uscita poco tempo fa, insomma. Comunque, lì raccontavo che sono state trovate delle proboscidi ovviamente intatte di mammut, sia da sole, insomma, insomma, attaccate al resto del mammut. E quindi si sa per fortuna non solo la forma della proboscide, ma anche il fatto che qui, ai lati della proboscide, ci sono delle flange di pelle, presenza delle quali è stata confermata da un famoso mummia di mammutino, che mummia è un termine improprio però per capirsi, chiamata liuba, che probabilmente avevano la funzione di raccogliere la neve in modo più efficiente per mettersela in bocca, perché chiaramente era un ambiente molto arido quello del mammut, perché faceva molto freddo e quindi acqua allo stato liquido ce n'era poca, e quindi loro bevevano masticando, insomma, mangiando neve e ghiaccio. Ah, ecco, perfetto, perfetto. Il sito, ha detto Luca, è stato aggiornato. Quindi, se voi andate in chat, trovate il link del sito e quindi potete vedere anche come viene dipinto. Allora, un attimo che recupero. Eccolo lì, lo metto qua proprio durante la diretta, così lo vedete. Un po' grosso, aspetta. Allora, chiaramente le zanne sono gialle tipo color avorio, mentre invece il pelo è bruno, è più scuro di quello che sembra in questa foto. Questo già me l'avevano detto. E praticamente perché questo colore? Nonostante, ripeto, dal vero è più scuro, in sostanza sappiamo anche il colore dei mammut. In pratica li hanno sempre rappresentati con il pelo rossiccio, perché li avevano ritrovati con il pelo rossiccio, le mummie, i peli, eccetera. Il fatto è che si è scoperto che poi il colore rossiccio è un artefatto di fossilizzazione, perché se voi andate a sequenziare il genoma dei mammut, quel poco che rimane, naturalmente, trovate diverse informazioni interessanti, tra cui i geni per il colore del pelo. E si è visto che avevano i geni per il colore del pelo bruno e, anche se in misura minore, per i colori del pelo biondo. Quindi è una cosa molto interessante questa, perché comunque ti fa capire che in realtà, come li ha sempre ricostruiti a livello cromatico, è in realtà un artefatto di fossilizzazione, non erano rossicci i mammut. Sì, nel senso intendo mummie fossili, Emprosneo, cioè infatti ho detto prima quando parlavo di lui, ho detto, cioè mummia sì, è un termine proprio per intendersi, nel senso, no? Che non mummia nel senso di egizi, ecco. Diciamo che appunto qui ci ho fatto mettere alla pittrice da sala dei ciuffi, diciamo, di peli bianchi, scusa, bianchi, biondi, di modo che appunto ci fosse anche una sorta di variazione cromatica per quanto riguarda insomma, i singoli esemplari. Comunque sì, il colore di questo mammut è bruno con degli sprazzi biondi, per questo motivo. Sì, rispondo Luca, scusa, mi ero perso la domanda. Sibilla Papiarti, io avevo una mezza idea di prendermi il modello bianco del megalocero e dipingermelo, però non so se si può fare, o il materiale ha bisogno di un primer particolare. Vabbè, allora, se prendi il modello base, cioè quello non dipinto, poi ci puoi fare quello che vuoi, nel senso, cioè se è quello che intendevi. E per quanto riguarda il discorso a livello tecnico, sì, ci vuole un primer. Sicuramente ci vuole un primer. Ora, ne sai in realtà più di me, insomma, di colori, però dai che mi ricordo, da quel poco che mi ricordo di quando giocavo a Warhammer, primer ci vuole sempre, comunque. La posa assomiglia molto al modello di Paleoloxodon Deaufauna. Molto bella e bel modello il mammut. Grazie mille, Imperatore Nino Frassica. Non ci ho fatto caso, onestamente. Perché, insomma, sì, la foto, come ho fatto vedere prima, è quella del modellino di Blue Rhino Studios. Quella. Allora,
Esatto, sì, Luca, bisognerebbe chiedere a Leo. Leo è appunto qui su Twitch, è Fava di Grimmsnarl, che ha comprato lo Spinosauro e l'ha customizzato con dei colori ispirati all'Anaconda. Molto molto bello, tra l'altro. Sì, quindi questo è il discorso un po' del pelo e del colore. Poi, appunto, zanne asimmetriche, ve l'ho dette. Vi ho detto un po' della proboscide, delle orecchie anche. Allora, la cosa interessante, come vedete, c'è il pelo appunto sulla testa, che comunque i mammut avevano un cranio con una singola cupola sulla sua sommità, e poi avevano una gobba di grasso. Ora, la gobba di grasso, in realtà, come in realtà molte strutture, diciamo, fatte di tessuti molli di questo tipo, non è che sia sempre così evidente a livello scheletrico. Quindi una grande mano nel rendersi conto che i mammut avevano sta gobba, l'abbiamo avuta grazie alle pitture rupestri, che hanno rappresentato tra l'altro i mammut non solo con questo discorso della gobba, ma anche già con la forma della proboscide giusta. Perché la forma della proboscide dei mammut è simile a quella degli elefanti asiatici, quindi ha una parte più sviluppata dell'altra in modo che sia prensile. Però ancora di più, quindi c'ha, diciamo, un appendice digitiforme in fondo alla proboscide che serve proprio per afferrare bene le cose. Ovviamente il pelo arriva non ovviamente raso alla pancia né fino alle zampe, diciamo a mezzo busto. Anche questo lo sappiamo dalle raffigurazioni, per esempio, delle pitture rupestri in qualche caso. Ed è un modellino a cui, diciamo, abbiamo lavorato. Diciamo, apparentemente questo tipo di modellini tende a prenderli un po' sotto gamba. Fondamentalmente, gli animali della megafauna pleistocenica a me piacciono, vi dico sempre, perché sono degli animali che, da una parte, sono immediatamente riconoscibili. Perché se vedi un mammut ti viene in mente un elefante, se vedi un megalocero ti viene in mente un cervo. O meglio, un dino nel suo caso, ma comunque siamo capiti. Se vedi un leone delle caverne, ti viene in mente un leone, eccetera, eccetera. Eppure ci sono appunto quelle differenze, che siano le dimensioni, che siano una livrea diversa, eccetera, o che sia la presenza di maggior pelo, eccetera, e che chiaramente te li fa percepire invece come una cosa un po' estranea, come dire. C'è questa zona grigia dove si collocano gli animali della megafauna pleistocene, e mi piace tanto. E a livello di paleoarte a volte vengono presi un po' sotto gamba, nel senso che, dire, vabbè, mammut, va da lì, e che vorrà dire, ci fa un elefante, gli metto peli più lunghi, no? Se invece no, ci sono dei piccoli dettagli che ti aiutano a fare un lavoro migliore. Ovviamente non sarà l'ultimo mammifero di megafauna pleistocenica, questo insomma questo ve lo dico subito. Mi informerò meglio allora, grazie mille Will. Sì, no, ma figurati, Sibilla, se vuoi mi informo anche io in realtà. E sì, tramite lui poi ti mettiamo in contatto con Leo, tranquilla, e chiedi a lui. E secondo le pitture rupestri, dove sta il punto debole? Allora, Valek, ci sono, come dicevo nel video sul mammut, degli studi che hanno messo in... diciamo, come dire, messo in correlazione, ecco, un paio di cose. Da una parte, la presenza di lesioni dovute a lance, eccetera, che siano anche, ad esempio, punte di lancia che si sono rotte e sono rimaste poi nell'osso, il mammut è sopravvissuto, a livello delle spalle, con alcuni segni trovati sempre a livello delle spalle in alcune pitture rupestri di mammut. Quindi hanno fatto, gli autori di quello studio, hanno detto, ma non sarà mica che rappresentano quelle pitture rupestri delle rappresentazioni, per così dire, didattiche? Cioè, della serie, evidenziano che è lì che bisogna colpire. Ovviamente, insomma, interessante, poi se ne può discutere, diciamo, però interessante. È stato difficile fare il modellino di un animale con così tanto pelo? PR26. Allora, come dicevo prima, per la tecnologia di stampa che abbiamo, ci vuole un compromesso tra quella che è l'effettiva resa, come dovrebbe essere, diciamo, nell'animale in vita, quindi le caratteristiche poi del pelo, in questo caso, eccetera, e l'effettiva resa in stampa. Perché chiaramente noi dobbiamo pensare a quello. Di fatto,
bisogna che si scenda a un compromesso, perché ovviamente il mammut non ha un pelo così così poco complesso, pensa che insomma è fatto da singoli fili. Anche andare a dettagliarlo più di così, come effettivamente Nico stava già iniziando a fare durante le prime fasi della scultura, sarebbe stato un problema poi per la stampa, per questa tecnologia di stampa. E quindi diciamo che comunque sia, questo è il miglior compromesso tra la resa, diciamo, in stampa e l'aspetto effettivo, diciamo, per questa tecnologia qua. Ecco. Quindi per risponderti, non credo sia stato così difficile per Nico scolpirlo così una volta dopo aver capito come farlo, comunque. Poi Nico è uno che lavora anche veloce, insomma. Quindi... quindi insomma, questo, ecco, penso che però sia venuto bene, insomma, penso, cioè, il pelo comunque ha i suoi, come dire, una certa entità nel mammut, e volevamo che questo fosse reso, diciamo, vedete, c'ha questi peli sulla gobbetta, insomma, e quindi è bello sodo, vedete, è veramente un po' un mammut cube, che comunque a livello di pelo bisogna che ci sia un po', chiaro. Che insomma, questo è piacevole anche da toccare, non per dire, insomma. Mi piace l'idea del cappotto di pelo. Sì, esatto, Luca, in realtà appunto la mia idea era di fare una cosa del genere, che comunque fosse bello pelosone, però che da un altro punto di vista si cercasse di evitare l'effetto cappotto. Cioè, non volevo che fosse un elefante con semplicemente appoggiato veramente il cappotto sopra. E infatti, come vedete, non c'è uno stacco a livello di pelo tra diciamo le zampe, per così dire, e il sopra. È un tutt'uno. Ed era l'effetto che mi interessava a me, in realtà, perché non volevo che insomma, che ci fosse quell'effetto lì, in realtà, ecco. Come vedete, gli orecchi sono più sottili andando... Dov'è? Aspetta. Non mi riesce a capire come metterlo. Ecco. Gli orecchi sono più sottili andando, no, verso il basso si assottigliano. Insomma, è bello da toccare, esatto, è bello da toccare. Ci sono prove di paleopatologie gravi nei mammut, tipo osteoporosi, ligma, edema oculari per le ferite delle zanne, Rising Magpie. Sono sincero, non lo so, di questo tipo. Non mi sembra di aver visto... Forse ci sono, ma... Nel mio video non ne avevo parlato. Ma può darsi che ci siano, di fatto. Ma è normale sia così cicciotto, guarda. È... pelosone, diciamo, nella verità, immaginato che sia comunque un pelo molto voluminoso, ecco, quindi è quello che è il pelo che lo fa sembrare rotondo, ecco. Sì, sì. Sì, albino sarebbe estremamente bello. Sì, ora un mammut, questo è un mammut adulto, e quindi come vedete la dimensione delle zanne, che nei maschi erano più grandi, ma insomma, dubito che un mammut nato albino sarebbe diventato adulto, ecco, mettiamolo così. Ah sì, mi avete trollato con la ligma? O esiste veramente una patologia insieme a quel modo? Non lo so. Quindi, insomma. E come suono mi sembra di polistirolo duro, tipo, dentro è pieno o vuoto per resistere? Allora, non lo so che settaggio di stampa hanno utilizzato, questo dovremmo chiedere le specifiche tecniche. Però è plastica al tatto, plastica liscia. E nelle parti in cui è più liscia sembra quasi raso, non so se per intendersi. E non so se è pieno tutto. Bisognerebbe chiedere le specifiche tecniche, però. Facciamo un confronto con gli altri modellini per vedere come stanno accanto? Volendo. Aspetta, vado a prenderli. Allora. Allora, qui c'è Antonio, intanto.
Poi abbiamo il megalocero. Questo è una, tra l'altro, una versione. Sì, c'era la Jenny, Marco, in effetti. Questa è la versione in cui, quella diciamo iniziale, in cui i piolini delle corna, del palco erano ancora da migliorare. Questi non ci stanno benissimo. Quelli ovviamente di ora ci stanno bene, però a me mi arrivano prima del settaggio finale, in modo che abbia tempo ovviamente di preparare tutto quanto. E questo è lo Spinosauro. Allora, Spinosauro, come vedete, è più grosso delle... Anche questo era un prototipo. Infatti ora ovviamente, se no mi sarebbe arrivato bianco. Questo era un prototipo ed è di dimensioni maggiori rispetto poi all'altro che vi feci vedere quando feci il reveal della live, che è quello che viene venduto. Ora, in realtà, lo Spinosauro subirà un adattamento dimensionale e diventerà appunto più o meno così, di queste dimensioni, come gli altri, intorno ai 30 cm. Verrà stampato in due pezzi per migliorare anche la resa di stampa. Questa cosa infatti ve la volevo dire. In pratica col tempo abbiamo trovato diciamo un adeguamento dimensionale e anche di prezzo, in modo da dare comunque uniformità a tutto quanto diciamo il catalogo. E quindi vi dico subito che dopo il lancio del Mammut che c'è stato stasera, tra qualche giorno, tempo di fare due prove o le stampe doppie eccetera, lo Spinosauro subirà un adeguamento non solo di prezzo ma di dimensioni, quindi verrà, sarà più grande, insomma. Ovviamente avranno la base, la base verrà stampata presumibilmente, pensavo appunto oggi, ho parlato con Pietro eccetera, è il capoccia di Bu, la base verrà stampata nello stesso colore presumibilmente del modellino, e altra cosa, nelle versioni colorate vedremo appunto di far colorare anche quella, quindi ci sarà questo ulteriore adeguamento. Quindi più si va avanti e più comunque si raffinano anche a livello diciamo di catalogo, per così dire, perché insomma ci fa piacere dare comunque un'uniformità e una certa identità a questo progetto. Però ovviamente siamo partiti veramente da zero e l'abbiamo viste le cose, come aggiustarle in realtà strada facendo. Quindi anzi, grazie mille in realtà, se avete comunque creduto nel progetto e vi siete messi comunque a sostenerlo, nonostante magari qualche cosa al tempo ancora fosse da aggiustare. Vedi l'imballaggio, vedi le dimensioni, vedi i piolini eccetera. Ovviamente ripeto, a voi vi arriva per bene anche sto discorso dei piolini, ci mancherebbe, arriva con la base e tutto, però io ce li ho qualcosina perché a volte ho le versioni comunque prima di quella definitiva che arriva poi a voi se lo comprate, ecco, diciamola così. Invece no, dal Mammut in poi no, abbiamo messo un po' le cose eccetera. Dato che il Mammut di Nigel ha un soprannome, Marta, direi di darne uno anche al tuo. Io propongo Cubino. Sì, questo presumo sia un maschio dalle zanne, quindi sicuramente un nome, insomma. Se li porti da Dario in live ti preordina tutta la prima serie. No, ma la scorsa volta sono andato da Dario, si è parlata anche di sta cosa, insomma, li ha rubata, però non credo li abbia visti. Tra l'altro, ecco, a proposito di Dario, prossima settimana, lunedì 2, sono in maratona da lui. Dovevo andare in presenza e anzi mi sarebbe molto piaciuto in realtà tornare a casa di Dario, ma non ci vado, o meglio ci vado, però sto da casa, quindi insomma mi vedrete da qui, perché mi sembrava sicuro, diciamo, più sicuro per me e per lui, per Agnese, insomma, sembrava più responsabile, ecco. E giustamente abbiamo convenuto e siccome a lui non cambiava niente, mi ha fatto appunto questa cortesia. E quindi bene, allora, da Dario vado lunedì alle 14. Chissà di cosa parlerò. Cioè, ha un argomento la cosa Dario. Diciamo, non una tier list, neanche una classifica, ma una cosa del genere. Di cosa? Chi lo sa. GiacoKid04, formazione cenozoica preferita e perché proprio quella di Pisco? Pisco, non ti saprei rispondere. Pisco è bella, però, sì. Formazione sudamericana dove c'è un sacco di cetacei e roba interessante. Se è un maschio, allora l'idea di chiamarlo Mammut.
Ok. Sai già quando ci sarà l'aggiornamento per lo Spinosauro? Allora, Cristiano, nei prossimi giorni. L'unica cosa, ci vuole un pochino di tempo, perché probabilmente per fare una resa ancora migliore, invece, dicevo, come stamparlo invece che un pezzo solo, posto che questo qui a 30 cm già stampato in una volta ha un'ottima resa, per essere un prototipo era quasi definitiva come qualità. Ma probabilmente si farà una cosa del genere. E a quel punto la qualità migliorerà ulteriormente. Perché comunque sono stati fatti un sacco di prove, un sacco di settaggi cambiati. Quindi insomma, ecco qua. Insomma, piada preferita è perché quella spessa. Non lo so, a me le piadine piacciono tutte, diciamo. Ah, giusto, tra l'altro. Ah, ecco, Sibilla, se sei sempre in live, mi ha detto Pietro, puoi dipingerlo con normali acrilici e primer normali. Mi ha detto Pietro. Prossimi giorni si verrà fatto lo Spinosauro, il tempo di fare due test di stampa e poi si va. E poi, ulteriore cosa, che mi va di dirti, che mi va di dirvi, lo Spinosauro ne verranno stampati due in edizione limitata nel prossimo periodo. E saranno Spinosauri di 40 cm. Quindi fai conto, questo quant'è? Questo mi sembra sia 28, grosso modo. Aspetta un po', ve lo dico. Sì, circa 28. Stiamo stampando degli spinosauri di queste dimensioni. Quindi 40 cm di spinosauro. Quindi saranno appunto un'edizione limitata, ne faranno solo due. Uno stampato così, cioè stampato e via, e l'altro dipinto. Due basta, così, a caso. Insomma, abbastanza grossi. Quanto costerà? Allora, indicativamente i prezzi non sono definitivi. Però Pietro mi ha detto, indicativamente, quello non dipinto 89 e quello dipinto 149, credo. Mentre invece questo vi costerà una trentina d'euro come tutti gli altri, perché comunque subirà l'adeguamento dimensionale anche in base, anche diciamo l'adeguamento di prezzo. Sì, c'è una linea un pochino più, come dire, un pochino più omogenea. Tra l'altro, di quelle dimensioni usciranno dei denti ben definiti? Sì, decisamente penso di sì. Già questi, in realtà, già questi che è, ripeto, stampata a 28 cm e in un pezzo unico. Quindi neanche questo da solo, perché ogni pezzo quando viene stampato, diviso, viene stampato con una sua angolazione in modo che sia meglio. Quindi già questo, che è stampato in un pezzo unico ed era un prototipo, quindi ancora c'era da fare delle prove, eccetera, eccetera, già questo sono abbastanza... Bene, ora non so se mi metto a fuoco, ma... figuriamoci. Si vede un accidente di niente. Però ti posso assicurare che... Forse se metto... Ecco, forse fa così, si vede meglio. Ecco. Già questo è un buon livello di dettaglio. Comunque. Ed è stampato... Ecco qua. Ed è stampato a 28 in un pezzo unico. 28 cm in un pezzo unico. Senza divisione. Quindi per forza di cose, se gli stacchi la coda, per dire, come stiamo facendo sempre, viene ancora meglio. Una trentina di centimetri e coda. E coda. Staccata. Ci sta. Ci sta. E quindi insomma è figo. E ora insomma la qualità di tutto si sta alzando ogni modellino. Sì, ci stiamo provando. Poi in realtà vi ripeto, stanno facendo anche delle ricerche anche sui materiali. Qui però ci si dovrà aspettare un po' di tempo. Vi dico subito che siamo riusciti ad infilare nella programmazione che avevamo di qui a dicembre un altro modello. Quindi in teoria all'inizio doveva essere che usciva un modello ora, che non era questo, un altro, no,
Sì, sì, esatto, no, aspetta, è uscito Antonio a ottobre, doveva uscirne uno a novembre e uno a inizio dicembre, che era il Mammuton. E invece ci abbiamo fatto uscire il Mammut subito, a novembre, penso verso metà, vediamo, insomma, ne facciamo uscire un altro e a inizio dicembre un altro ancora, di modo che ci sia per Natale, e quindi praticamente entro dicembre ci saranno 6 modellini nello shop, diciamo. E vi dico subito, sono anche cambiati, diciamo, sono anche cambiate la logica del progetto in sé, nel senso che all'inizio volevamo fare, come penso vi ricorderete, le varie serie, cioè dinosauri bizzarri, mammiferi pleistocenici, bla bla bla, eccetera. In realtà abbiamo abolito quella cosa lì, di modo da essere più liberi, e perché alcune cose che avevamo scelto, come per esempio IC, che vi avevo annunciato, che vi avevo fatto intendere che si faceva, per la tecnologia che usiamo di stampa, eccetera, sono un po' problematici, almeno per il momento, non è detto lo saranno in futuro, attenzione, però almeno per il momento sì. Quindi... in questo modo abbiamo non solo escluso delle specie e sostituite altre, ma anche abolito la logica lì, quindi usciranno tendenzialmente senza una logica, cioè della serie. Una volta esce un mammifero pleistocenico, una volta esce un dinosauro, una volta esce un rettile marino mesozoico. E chissà, insomma, diciamo. Quindi insomma, questo diciamo. Lo so, Ici, Fede, vediamo. Vediamo Fede se si riesce a... vediamo se si riesce. Ah, buonasera Ivan, benvenuto. Siete contenti del riscontro quindi? Ma siamo... siamo abbastanza contenti, sinceramente. Cioè, poi appunto se qualcuno lo prende ci piace insomma che i feedback che arrivino. Tendenzialmente questo progetto è nato da zero, cioè della serie. Nessuno dei due aveva esperienza in questo tipo... di cose, cioè nel senso, ovviamente i bus si occupavano già di digital heritage, eccetera eccetera, però non di paleoarte, e io ovviamente non avevo mai collaborato con un'azienda di questo tipo per fare dei modellini, eccetera. Quindi diciamo si aggiusta via via. Infatti in questo senso grazie mille di cuore ragazzi perché avete supportato la cosa, eccetera. Non è per niente scontato. Vi dico subito che di qui a Firenze, a dicembre, scusate, di qui a Firenze, di qui a dicembre usciranno due robe piuttosto mainstream, specialmente la seconda, giusto perché ovviamente daremo un po' di mainstream e un po' di cose di nicchia, non tutta roba mainstream perché sennò insomma eccetera, però insomma rettile marino vuol dire di tutto. Sì, dai, qualche un pochino vi ho dato già uno spoiler. Ora, aspettate un attimino, non vi posso dire tutto subito. Allora. Rising Magpie. Willy, se avanziamo tempo stasera, dopo che abbiamo finito di guardare questi modellini, che con tutto onestà sono molto carini, grazie, ci sarebbe da fare una rapida lettura di una storia di Geronimo Stilton. Va bene, vai. Passala a Luca e poi, prima della fine della live, si guarda. Allora. Non è un rettile marino italiano, Fede. Perlomeno non questo. Poi in futuro chi lo sa. In futuro chi lo sa. E quindi insomma questo. Sono molto contento di come stia andando. Sono molto curioso di vedere anche i prossimi. Tra l'altro si è accorciato anche non solo l'espedizione, cioè non solo diciamo il lavoro. Cioè ci mettiamo meno a farli, perché abbiamo trovato comunque io e Nico il modo di comunicare con le reference eccetera, che è più veloce per tutti e due. E poi un'altra cosa interessante, questo più per voi che comprate il modellino eventualmente che per me, ma la cosa mi fa molto piacere, per appunto questo discorso del... oh, grazie mille Mr. Red Nemesis per l'abbonamento a Prime, benvenuto o benvenuta. Praticamente la migliore resa della stampa, le prove, il settaggio migliore eccetera, mi diceva Pietro che saranno
accorciati i tempi di spedizione, cioè della serie, non la spedizione in sé, cioè i tempi che, che intercorrono tra la tra l'ordine e la spedizione. Sapete, c'è la stampa di mezzo, eccetera. Poi ovviamente un po' di più chiaramente se era dipinto, sì, cioè se prendete uno dipinto chiaramente ci vuole un po' di più, però se ne prendete uno normale i tempi che intercorreranno tra l'acquisto e la spedizione saranno minori, quindi vi arriverà anche prima. Pian pianino si setta anche quello. Posto che, per esempio, a me il primo megalocero con appunto un altro spinosauro che era della dimensione di quello piccolo, gli ha persi il corriere. Non so se vi ricordate il fatto che Nico era venuto giù apposta da Imola più o meno apposta per portarmelo per la live, se no non c'era, quindi insomma... Allora, Giacco Kid 04, ma le live di libri continueranno? Tipo una con i libri di Sante sarebbe top. Sì, sì, ma continueranno. Il problema è che ho scoperto che in realtà anche quello che ho fatto l'altra volta, cioè di leggere il libro di Manardi, eccetera, non era troppo legalissimo, forse, per un discorso legato ai diritti d'autore. Quindi vediamo. Cioè, ci vogliono libri senza copyright, tra virgolette, quindi roba antica, eccetera. Si vede, insomma, si vede, dai. Però vabbè, quelli dove li faccio vedere, anche lì non lo so, si può fare, però vabbè, per ora nessuno mi ha rotto le scatole, quindi ci si informerà. Che vi devo dire, ragazzi? Comunque, avete visto il video ieri? Nel dubbio mi dissocio, ovviamente. Avete visto il video uscito ieri, vero? Ho messo un videone sugli uccelli, in particolar modo su il legame tra dinosauri e uccelli, e... su tutte le cose che noi pensiamo che siano degli uccelli e invece sono tipiche degli uccelli, invece sono tipiche dei dinosauri. Gli uccelli le hanno solo tra virgolette ereditate, no? Mediante exaptation. E è un video secondo me bello denso, cioè infatti speravo che non fosse troppo pesante o troppo tecnico o troppo un po' random per chi magari non è troppo dentro questi argomenti. La risposta però è stata buonina, posto che comunque il canale sta crescendo un po' lentamente rispetto al solito, ma vabbè. Fava di Grimmsnarl si è riscritto tier 1 per 7 mesi. Grazie mille Leo, ti abbiamo nominato prima, so se c'eri, ma ti abbiamo nominato prima per farti complimenti per il modellino dello spinosauro dipinto da te. Perché c'era Sibilla che chiedeva tipo dei feedback su... come magari fare questo modellino, dipingerli per conto proprio, eccetera, perché gli piaceva il megalocero. E quindi noi si è detto, chiediamo a Leo. Insomma. No, non c'ero, non c'è, adesso lo sai, Leo, adesso lo sai. E quindi niente, questo. E invece no, è piaciuto abbastanza, poi vediamo, via, vediamo come va. Non ho parlato del volo. Perché per quello si andava secondo me troppo fuori tema. Probabilmente farò un video per parlare del volo, perché anche lì capire come gli uccelli hanno selezionato il volo non è una cosa così scontata. Ci sono delle, come dire, delle discussioni, eccetera. In realtà tra le due opzioni si sa quella che è più probabile, ma vabbè, comunque questo è. E poi tra l'altro una cosa mi sono scordato di dire, tra l'altro, è che nel video, e me la terrò in quello per il volo a sto punto, è che ovviamente essendo i dinosauri dei rettili ed essendo gli uccelli dei dinosauri si può dire che gli uccelli sono rettili, insomma. Se a me non piacciono però canton bene, si sa, Marco, si sa, insomma. Il video di ieri, a mio parere, è stato fantastico, davvero interessante. Comunque ad Halloween mi rivedo il video sul mostro di Loch Ness. Mi sarebbe piaciuto fare qualcosa Godzilla Avenger per Halloween, poi in realtà non ce la faccio, non so, però... Però ha fatto uscire un video molto bellino, Lorenzo, di CryptoZoo. Tema Halloween. Ve lo consiglio. Secondo te è plausibile che nel futuro gli uccelli potrebbero evolversi diventando molto simili ai dinosauri estinti? Ma dipende dai dinosauri, in realtà. Insomma, un sauropode da un uccello da vedura che salti fuori. Emprosneo, infatti, con rettili marini si parla anche di pinguini. Bellissimo, è vero. È vero, è vero. Fammi pensare se c'è qualcos'altro da dirvi del mammuttino. Ma mi sa che vi ho detto tutto, sai. Poi in realtà tante cose sulla biologia eccetera del mammut
sulla sua evoluzione, eccetera, la trovate su sul mio video su YouTube, dove c'è tipo tutta la monografia sul mammut. Pareri su Oxoso? Che roba è Oxoso? Non so cos'è Oxoso. Se me lo dite. Ah, qua la storti. A proposito di Halloween e di CryptoZoo, ho ancora in mente quel post con te e Lorenzo nel suo studio. Ci tenete in serbo qualche sorpresa? No. Nel senso che quella volta lì sono andato a vedere Lorenzo per andarlo a trovare, semplicemente. Cioè, purtroppo c'è sempre tanta aspettativa in questi casi, perché sembra essere andato là per collaborare, eccetera. In realtà no. Ci siamo andati per così, per trovarsi semplicemente. Anche con Adrian, in realtà, tutta la gestione, a volte mi vedo insieme ad Adrian, che ora è un pezzo, e purtroppo passerà un altro pezzo prima di rivedere un attimo, di rivedersi un attimo per bene. Tutte le volte faccio qualcosa con Adrian, che mi vedo, eccetera, fa oddio, video insieme, fa no ragazzi, ci vediamo poco. Quando ci vediamo non stiamo a impegnarci il tempo insieme per fare un video. Si sta insieme, da amici, nel senso, è questo. Ah, Oxoso, ok, nuovo Loviraptorosauro, due dita sulle mani, ok, sì, l'avevo condiviso ma non mi ricordavo che si chiamasse Oxoco, quello lì. E non ho ancora letto i paper, sono sincero. Ho detto, appena l'ho visto, ho detto, wow, figata, cazzo, però non l'ho letto il paper, quindi non lo so. Presumo sarà una roba interessante, insomma, chiaramente il trend di riduzione delle dita c'è stato più volte indipendentemente all'interno dei teropodi, quindi figo, insomma, molto figo. Allora, avevate detto quella cosa di Geronimo Stilton, dai, se me la passate si fa. Non mi ha linkato nulla, però. Ok. Ah, forse passavate viaggio, dicevate semplicemente Viaggio nel tempo 3 di Geronimo Stilton. E lì c'erano i mammut. Ok. Ok, aspetta, ok. Credo sia arrivato. Eccolo lì. Ok, fermi, fermi. Scusate, ma ora bisogna fare le cose per bene. Allora, no, che roba è questa? Non è cattura schermo? Quante ce n'è di ste robe? Ah, ok. Windows Captured. Aspetta un po'. Si fa, eh? Eccoci! Eccoci! Il piano criminoso di Marco ha preso piede. Aspetta un attimo, poi si va a giocare. Però mi dice: Bando Pando ha usato 300 bits e dice: chiedo per un amico, sigla di Bugozzi, Zoo Sparkle Edition. Glielo devi e anche sub. Esatto. Poi Cinghiale Parabolico è uno dei suoi sponsor. E praticamente Marco mi ha detto: se lo faccio e non lo fai, dico a tutti che sono scammone. E quindi sì, devo farlo purtroppo. Allora, fatemi un attimo. Mentre Bugozzi devo usarla, se no non, la figura di merda non è che la faccio gratis. Allora, pronti? Un freebooter nuovo in città, sì sì, sì sì. Ruba tutto quello che Dario ha, sì sì, sì sì. Esagerò, ruba proprio tutto, lui è Bugozzi Studios. Un cleptoparassita! Così, perché è la mia edizione, quindi va un po' cambiata. Abbiamo fatto sta cosa. E adesso. Allora. Rimaniamo sui nostri simpatici Geronimo Stiltins. Allora. Allora. Questo non è. Uppala. Questo non è. Allora, vediamo un po'. Acquisizione. Forse sorgente browsers. Allora. Ah.
Allora. Allora, ci siamo. Ok. Ci siamo. C'è un nuovo freebooter in città? No. Allora, siamo arrivati ancora una volta a un nuovo capitolo della storia di Jeronimus Tilton. Dovreste vedere tutti. Allora. Allora, come sapete, da dove viene sta storia? Allora, Pietroschi, sono arrivato ora di cosa si parla. Fino ad ora abbiamo parlato del nuovo modellino che è uscito, che è il mammut lanoso, l'ho spiegato tutto bene. E poi è successa una cosa, qualcuno sta rimpolpando le storie di Jeronimus Tilton, dei topolibri. Abbiamo fatto, aggiungiamo un attimo di lore. Allora, l'autore, anzitutto, aspetta, non so se si vede. Ah, ci sono i cosi, ci sono i cookies che bloccano. Ma forse bloccano anche il resto del libro. E allora sì, aspetta, sì, va bene però, ragazzi, eh. Così non va bene. Dovrebbe essere tutte le volte mi dà problemi sto coso. Acquisizione finestra. Oh, così dovrebbe andare bene. Oh, eccolo lì. Perfetto. Pazienza, tutte le volte c'è da fare ste menate. Metodo di acquisizione automatico. Sì, va bene. Vabbè, non fa vedere il... Ah, forse ho capito qual è il problema. No, non va. Vabbè, non so. So perché lo fa vedere a mezzo. Comunque... Ah no, se si vede tutto. Ok, perfetto. Allora, come vedete il... l'autore Scamortza08. Commenti 4, tra l'altro. Non so, però non me li fa vedere, purtroppo. Vabbè. Allora, gran festa a Sorciano. La gara del gallo. Chissà dove... C'è un gufo in copertina. Scamorza e amici. Allora, si parte. Ciao a tutti i miei bocconcini di grana maturo. Canapera maturo. Sono sempre io, il vostro caro amato Stilton. Geronimo Stilton. Ovviamente gli osi, gli errori ortografici antisgamo, è chiaro. Oggi, mentre stavo facendo delle cose molto importanti al computer durante il lavoro, i miei cugini Te e Trappola sono venuti a trovarmi e mi hanno dato un foglio con scritto Sagra del Gallo e delle Balle di Fieno a Sorciano. Accorrete tutti, da venerdì 13 a lunedì 17, anche alla sera. Tra l'altro 13, 14, 15... Non, dai, non torna, vabbè. Geronimo, ti prego andiamoci, disse Trappola. Thea mi dice, sarebbe molto bello andare, è molto vicino a Topazia, e poi c'è un sacco di cibo da mangiare, sì, formaggio e canditi gratis, squid, disse Trappola sempre più felice. Va bene, ci andiamo, possiamo anche prendere con noi Benjamin con la G, non con la J. Risposi incuriosito, madonna ragazzi. Il giorno venerdì 13 io, Thea, Trappola e Benjamin, no, è recidivo questa cosa, ci avviamo in monopattino elettrico per raggiungere Sorciano, perché non volevamo inquinare con lo smog il bellissimo viaggio. Ah, coscienza ecologica a un certo livello. Dopo aver schivato un po' di buche, eccoci arrivati a Sorciano. Dissing a un comune, it's possible. La gara dei galli, oh, bellissimo, un gallo cedrone maschio piantato così. Sorciano è famoso per la saga del gallo e delle balle di fieno, che si sposano, si sa, insomma. Quando arriva l'estate i sorciani decidono di quale fra i loro galli è il migliore. Tra l'altro chissà se Sorciano è un posto che esiste, però vabbè. Per fare la sfida i galli devono camminare su una passerella fatta di legno e i giudici poi voteranno il gallo più bello. Non vedo l'ora di vedere i grossi galli di Sorciano, disse entusiasta Benjamin, ora è scritto bene. I giudici della gara ad un tratto si preparano ai loro posti e incomincia la gara, che devo correre giudici. Il primo partecipante è Topergio, un famoso artigiano molto simpatico che lavora col ferro e piombo. Il suo gallo si chiama Rocco Cochi. Come il verso del gallo. Ed era molto grosso, bello arruffato e sicuro di sé.
A testa alta il gallo di Topergio si incammina sulla passerella vicino ai giudici e loro gli danno 7. Questo è Rocco Cochi, immagino. A testa alta il gallo di Topergio si incammina. Ah, ok, questo ho già detto. Il secondo partecipante è il mio amico di Topazia, Topaleo Mattonoschi. Il nome del suo gallo era Dippi, in onore di un famoso dinosauro, il Diplodocus. Bah, senti là. Senti là. Tra l'altro, si sa che Dippi è il nickname del calco di Diplodocus Carnegie, che stava perlomeno nel Museo di Storia Naturale di Londra. Ora lo stanno spostando e al suo posto c'è attaccato al soffitto una balenottera azzurra. Ah, piccola comunicazione di servizio: il viaggio a Londra per ora c'è, però visto come va il mondo, non so sinceramente se poi si potrà fare, quindi insomma non lo so, mi dispiacerebbe molto, ma se la situazione lo richiede è chiaro che non si rischia l'ennesima inculata. Però vabbè, speriamo, di qui a marzo magari migliorano le cose, chi lo sa, non lo so. Non mettere cultura dove non c'è, vabbè Luca, ci si prova. No, però è bello, dai, è bello sto cosa. Allora, purtroppo ai giudici non era molto piaciuto Dippi, perché era troppo... Ah no, allora aspetta, ho capito qual è. Allora, questo è Rocco Cochi, credo. E questo è Dippi. Ok, questo qui è grosso. Non è piaciuto Dippi perché era troppo grasso e il pelo delle piume, perché le piume hanno a loro volta un pelo sopra, troppo floscio, parola proprio tecnica dei giudici, del linguaggio dei giudici di Galli, floscio proprio, e gli hanno dato solo 2. Poi ero Dippi. Per non rendere triste il mio amico abbiamo fatto un applauso al suo gallo, gli abbiamo detto che l'importante non è vincere ma partecipare alla prova. Il terzo partecipante è invece Toparco Sorcioni, che è una reference a Toparcol, chi lo sa. Un giovane sorcino dallo sguardo sorridente e molto simpatico. Grazie per essere. Il suo gallo era una razza molto rara e l'avevano chiamato Esprit. Che non so cosa vuol dire. Era veramente bello, un gallo completamente nero e con piccole macchie bianche sul collo. Ah no, ok, allora è il gallo nero è questo. Ma non capisco, sti galli sono messi un po' a caso, insomma. Esprit dei termosifoni, lo so. Angry Birds 3 Leaked Gameplay, sì Roberto, esatto. I giudici rimasero colpiti all'avvezza del gallo, avrebbero dato 10, ma era aggressivo e dopo le ha attaccati, quindi hanno abbassato 8 e basta. L'ultimo partecipante era Trappola, che aveva portato il gallo della sua mamma, chiamato Casanova, che era di razza padovana e aveva un bel ciuffo sulla testa, che era, eccolo qua. Il gallo volò via dalle mani di Trappola e iniziò a cantare sopra le balle di fieno. Per tutti Groviera, che gallo magnifico, dimensione eccezionale, colore sorprendente, canto angelico, degno di un'opera d'arte. Ho capito adesso tutto quanto. Stanno facendo i cock rating. Non avevo mai capito, anzo, fino ad ora. Che portamento sopra quelle due balle di fieno, Mi dia, signor Trappola, cosa ha dato da mangiare a questo gallo bellissimo? Ah, diciamo che io gli do varie cose, come semi di melograno cotto, rigorosamente. Quando fa il bravo lo premio coi canditi. Cibo top per i galli, tra l'altro. Dice Trappola imbarazzato. Ed il vincitore è Trappola, voto 10, un gallo pazzesco, dissero assieme ai giudici. Per festeggiare la vittoria abbiamo bevuto un buonissimo succo di pesca e mangiato la specialità di Sorciani, formaggio molle. All'inizio non mi piaceva, ma dopo 3 assaggi mi frullavano i baffi dalla bontà. Ciao Gerolimo, spero che ti sia piaciuto, ovviamente, insomma, la captatio benevolenze per Gerolimo Stilton, che la piace anch'io. Ciao Gerolimo, spero che ti sia piaciuta questa storia, che è basata su una vera, che sono andato a vedere l'anno scorso. Le galline sono il mio animale preferito e ne ho una a casa nel pollaio che si chiama Combasken. Ok, famosa Combasken, il famoso gallo da combattimento tipo fuoco. E vabbè, ma quindi dicevo, cioè, era solo per il cock rating o era perché effettivamente quel Toparco era una reference a me? Non ho capito sta cosa, però vabbè, apprezzata. Diciamo che quando ho incominciato a leggere, ah, che portamento, che roba, eccetera, alla fine diciamo che ho capito l'antifona. Sì, formaggio molle, ho capito, formaggio molle, ok. C'è sta roba follia, esatto, e che vi devo dire?
sembrano nomi di marche di scaldabagna. Qualcuna probabilmente lo era. È sempre tutto un meme. Sì, vabbè, ma sta roba, ovviamente. Ah, giusto. Lorenzo dice un Baskin che, ricordiamolo, è un cazzo di forma. Giustamente. Ah, comunque Toparco non è Toparkol. Ok, sono personaggi diversi della lore. Scusami, scusami. Allora no, è che lì per lì ha visto, me l'avete fatto vedere a me, non avevo capito il motivo di questa cosa. Pensavo ci fosse come l'altra volta che c'ero anch'io nella storia, il mio alter ego di Topazze. Però comunque non hai rimesso il cinghiale parabolico. Orca miseria, Luca, hai ragione. Aspetta. No, allora vi spiego. Come sapete, la mia il punteggio dei punti canale è fatto con i nematodi parassiti. Voi sapete che ci sono diverse sfide che diverse ricompense che uno può sbloccare, tra cui anche ovviamente il richiamo del cinghiale parabolico. Siccome però mercoledì scorso ho fatto una live dove c'era il mio, l'ho rimesso comunque adesso, dove c'era anche il mio correlatore, diciamo che volevo evitare che partisse un richiamo che magari qualcuno riscattava in live con il mio correlatore in live, mettiamola così. C'è tutto l'universo condiviso in ste storie. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Sono Sparkle Cinematic Universe. Era per la lode invece, ma la lode non la prenderò mai, Marco. Tranquillo, Che bello, li ho avuti 3 settimane fa in nematodi parassiti. Mi spiace, Leo. Mi spiace. Vieni una volta, vieni in live a raccontare l'esperienza. Potrebbe fare, Potrebbe fare. Live sui nematodi parassiti dove si invita anche Leo, insomma. Sì, no, nel senso, ragazzi, ora fai... poi magari non lo riscattava nessuno, però tipo parte il cinghiale parabolico con i fanti davanti, non lo so, insomma, diciamo di no. Comunque avevamo spammato la sigla nella chat di Dario ma non ha colto. Vabbè ragazzi, coglierà a suo tempo, se coglierà. Intanto la faremo arrivare intanto al Bugozzi, quindi insomma. Blesha, ieri ho visto un cinghiale mannaro. Non è vero, se no non saresti qua a raccontarlo. A meno che tu non fossi il cinghiale mannaro. Allora io farei un raid, in realtà. Sapete a chi? Allora, fare un raid. Scusate, fare queste cose. Ah, Yes Science Twitch. Stiamo parlando di archeologia stasera. Secondo me è carino mandargli un po' di gente. Mi fa piacere. C'è il buon Cighetti. E quindi sì, insomma. Allora, ragazzi, il goal della live era farvi vedere questo e parlarvi un po' del lavoro che si è fatto. L'abbiamo fatto, c'è stato tempo anche per qualcosina d'altro, quindi grazie mille. Naturalmente vi ricordo che da questo momento in poi il Mammut lo trovate nello store di BookCoop. Che gli diciamo a quelli di Yes Science Twitch? Diciamogli... scusa, che torno un po' sulle cipolle. Cube Mammut, dai, Cube Mammut, direi. E allora ragazzi, ci vediamo lunedì prossimo in live. Che altro? Sì, poi martedì con un video, mercoledì con un altro live. Di che si parlerà lunedì in live? Non lo so, ma ve lo farò sapere quanto prima. Perché devo decidere, ho in mente un paio di idee che spero vi piaceranno. Bon, ragazzi, grazie mille della compagnia, buona serata, ciao, ve lo saprò dire, scusate, ecco, buono? Ciao ragazzi, a lunedì e ci si vede, vabbè, su Instagram in questi giorni tanto. Ciao!